servizi d'Abruzzo, siamo a Pescara, nella sede inaugurata, la sede della DC-UDC per le prossime elezioni regionali del 10 febbraio. Siamo in compagnia di Mario Amigone, un nostalgico centrista della DC, dell'UDC, soprattutto un riformista e una persona moderata che ha avuto incarichi regionali e tanto altro. Allora, dottor Amigone, qual è il suo giudizio sulla DC, sull'UDC e sulle prossime elezioni regionali? Le nostre elezioni regionali sono un'avventura per tutti i partiti e per tutti i candidati, perché non abbiamo più riferimenti ideologici di una volta, salvo qualche nostalgico come il mio caso, ma anche di tanti altri. E il risultato, quello che può succedere, è difficile poterlo prevedere, perché siamo ancora ripresi con i candidati presidenti e quando ci riguardano del centro-destra. Mi auguro che prevalga questa volta il voto ideologico e non il voto di persona, riferito alla persona che è leader di un partito, di un movimento o quant'altro, e che soltanto così, al di là del risultato che potrebbe essere favorevole o sfavorevole, io credo che alla lunga comunque il centro-destra dovrebbe farcela, ma comunque il dato positivo sarà che se il voto sarà basato sull'ideologia, almeno spero di poter dire che c'è stato un voto politico, che altrimenti il voto che sentiamo adesso non è solamente politico, è un voto contro qualcuno o soltanto per qualcosa. Io mi auguro che si ritorni a votare secondo la propria ideologia, secondo il proprio programma, secondo la propria idea di come deve essere strutturata la regione, di quello che dovrebbe fare la regione, e che se si fa riferimento all'ideologia, ognuno ha in mente e sa quelle che le cose non vanno alla regione o che non sono andate, e anche qualcosa di positivo che comunque c'è stato. Ecco, mettere insieme le cose positive che ci sono state, per la verità poche, con le cose che invece dovrebbero fare, e impone una lunga riflessione che non può che essere supportata dall'ideologia di un partito a cui abbiamo sempre fatto riferimento. Bene, e brevemente per la sua esperienza, quali sono le priorità per l'Abruzzo? Beh, come al solito, anche se abbastanza, secondo me va bene il discreto, come al solito, noi la prima volta è sempre la sanità, è quella che desta più attenzione e che interessa più la cittadina. Quindi una migliore organizzazione della sanità, soprattutto per il funzionamento, perché la gente si lamenta per le file, per le prenotazioni, e risolvere questi piccoli problemi sarebbe già tanto. È ovvio che se migliora il funzionamento, migliora anche la qualità, perché noi abbiamo anche bisogno di gente che viene, dei cosiddetti baroni della medicina, che vengono e ritornano in Abruzzo, perché se ci abbiamo, disponiamo soltanto di professionisti, ma che insomma sono nella media, beh, insomma, uno prima che si deve sottoporre a qualche intervento chirurgico per un malessere serio, che trova altre vite. Noi dobbiamo cercare quindi di limitare questa fuga all'esterno per curarci. Poi ci sta il problema dell'occupazione, che sicuramente non potrà basarsi sul reddito di cittadinanza, ma dobbiamo fare in modo che gli operatori economici, gli industriali, ma operatori economici in generale, industriali e non, ritornino e hanno la possibilità di ritornare a creare posti di lavoro. Questo è il futuro. Il futuro non può essere il reddito di cittadinanza, che è un sussidio, che è comunque un incentivo a non lavorare, a fare il precario, che tanto ci sta chi paga, e noi non ci potremo mai ristabilire o comunque stabilizzare dal punto di vista economico. Il problema della famiglia è un problema ormai annoso, che esiste da sempre, ma che è sempre poco quello che si fa per la famiglia, perché le famiglie si stanno sfasciando e quindi si sta sfasciando anche la società. Queste sono le priorità che io vedo, e che comunque lei entra nel programma di questo movimento politico dell'UDC e tanti altri partiti che si avvicinano attorno all'UDC, che hanno in mente, hanno come priorità questa attenzione particolare per la famiglia. Bene, ringraziamo Mario Amigone, esponente di rilievo della DC e dell'UDC. Grazie a lei e buon lavoro. Buonasera.